chiude con un successo la propria stagione l'Amatori Milano Corsara sul campo dell'Afro Udine. Il risultato di 30-26 in favore degli uomini di Cuttitta consegna loro la settima piazza a 41 punti. Per i friulani invece sono 34 le lunghezze per la terz'ultima piazza finale. Nel primo tempo l'Udine apre con decisione, con una meta di Bosco trasformata da Wine e sembra dominare il campo fino al 29esimo, quando l'Amatori pareggia i conti con Cavalleri e con la trasformazione di Sandri. Il clima in campo è teso e da un errore dei milanesi scaturisce la seconda meta friulana realizzata da Perini e trasformata ancora da Wine. A tempo ormai scaduto arriva un drop di Bergamin che lascia sconcertati i friulani e permette all'Amatori di accorciare le distanze chiudendo il primo tempo sul 14-10. Nella ripresa il match si accende e l'arbitro Blessano mostra i primi cartellini. Dall'espulsione temporanea di Giannangeli per l'Udine nasce una punizione per l'Amatori realizzata da Sandri. Con i friulani ancora in 14, Pallaro approfitta di un errore dell'Udine e corre indisturbato in meta per il sorpasso dell'Amatori con immediata trasformazione di Sandri. È proprio Sandri però ad essere sanzionato con un giallo al 29esimo, lasciando i tori in 14 per i 10 minuti successivi. Nonostante l'inferiorità numerica, l'Amatori approfitta di un altro errore della difesa avversaria con Celoni che si lancia per una facile meta. Il punteggio si fissa sul 14-25 e in assenza di Sandri tocca all'ottimo Monte Agudo consolidare il punteggio. I giochi sembrano ormai fatti, ma al 37esimo arriva una meta di Munaro non trasformata e risveglia le aspirazioni dell'Udine. La formazione di casa torna ancora oltre la linea dei pali dell'Amatori, ben oltre i tempi regolamentari, ma non prima di aver subito un drop di Cavalleri.